C'è Catania e tutti gli altri. Ecco, siamo partiti e poi la palla è per la Gioiese, palla larga dall'altra parte, va a cercare con Demi, palla in mezzo, attenzione a questo pallone che sbuca, poi non c'è nemmeno il calcio d'angolo perché poi ancora cercano di entrare, il pallone subito aperto da Cava verso Dolce che anticipa, ancora Spanò, ce l'ha sul destro, vuole favorirlo, ancora va a battere molto bene, va a chiudere Bruno, viene subito fermato prima da Lettieri, poi arriva Mercurio che non ci pensa due volte a rimandarla in avanti, il piccolo D'Amico che fa tutto molto bene, fuori gioco, non vuole metterla in mezzo, ancora in aria, la mette molto bene sull'ultimo palo, ci arriva ma troppo in scivolata, lo qua pronto, mi pare che va a letto, che va sul palo dall'altra parte, D'Andrea sbaglia questo pallone, favorisce Catania, ce l'ha sul sinistro Catania, va in porta, entra, c'ha tutto il campo d'aperto, D'Amico c'è altra parte, c'ha spazio, vuole il tiro, poi il pallone deviato, c'è Leto, lo sussista, va sul primo palo, va a chiudere il pallone, resta lì e c'è il gol di Cataldi. Cataldi si è coordinato benissimo, rilanciando quasi mezza rovesciata e va Curcio col sinistro, penso che va in porta diretto, due battuta per Godano, ha tentato la battuta di Riva Dolce, scivola, arriva D'Andrea che vede la porta e non ci pensa due volte. Ed ecco che è iniziata la partita, intanto questo secondo tempo, si su Dolce, poi cerca di mettere in mezzo questo pallone, il cancella, lo fa e spallone, è alto sulla traversa di Catania, fa buon presti, ancora Catania, c'è dall'altra parte Staropoli, poi preferisce in mezzo verso Condemi, è davanti alla porta Condemi, poi non ci arriva, palo, attenzione Staropoli che è lì, certo, attenzione a questo calcio d'angolo, molto bene, fuori, va di testa, mi pare è stato D'Amico a colpire di testa, il pallone è sbattuto, il calcio d'angolo, arriva Curcio che ce l'ha su sinistra, la mette, va sul primo palo, e gol del numero 13, il numero 13 D'Ascoli che si era portato in avanti per questo bel gol di... Palla in mezzo, vanno a saltare, Stilitano arriva dall'altra parte, Curcio col sinistro, tre uomini soli in barriera, va Curcio alto, recupera la scacella, entra Dolce ancora su Cataldi che si è involato, poi la mette in mezzo e poi va a prendersi questo calcio d'angolo, l'isola Capo Rizzuto. Leto, ancora Leto, Cataldi ancora, non c'è fallo, dice l'arbitro, poi c'è invece il fallo di Leto, di frustrazione.